Ciao, Adriana Follieri, a Caserta. Tra l'altro è la prima volta che vedo uno spettacolo a Caserta. Siamo qui, Campania Teatro Festival, ha debuttato l'ultima fatica di Manovalanza Teatro, La tenda di Achille. E Adriana, appunto, questa tenda accoglie molte persone, o poche. Chi c'è sotto la tenda di Achille? Sotto la tenda d'Achille, in scena, quindi davanti al pubblico, ci sono sei personaggi che vengono tutti dalla storia dell'accampamento degli Achei. Quindi c'è Achille, c'è Agamennone, c'è Ulisse, c'è Briseide, che è una scintilla scatenante di tante faccende che accadono dopo. E c'è Penelope, che non sarebbe sotto la tenda d'Achille, che è ad Itaca, ma è una prospettiva lunga verso cui si tende, verso cui si va. E questi personaggi, questi sei personaggi, animano una storia di ricerca verso un processo che si chiama disadirare, che è il nome del progetto. Disadirare, bello. Lasciare andare l'ira. Infatti. Perché la si è attraversata. Quindi intanto sappiamo che l'ira ci appartiene, che è umana, e che però ce ne possiamo pure liberare. Sul palcoscenico, anche nella vita, e il lavoro è scritto insieme, quindi ciò che appare sul palco, ciò che appare dentro la tenda e in prossimità della tenda, accoglie tante facce, tante storie, tante forze invisibili, che sono certamente il team di lavoro, è un team molto grande, sì. Perché c'è una collaborazione alla drammaturgia, c'è Carlo Galiero, che è un giovane bravissimo drammaturgo, che con me ha scritto il testo, e ci sono degli attrezzisti, delle figure che sono servi di scena, ma sono anche delle figure, dei passanti, dei soldati. E dunque in scena ci sono 8 figure, okay. Ma fuori questo lavoro ha veramente tante facce, tante presenze, perché Manovalanza, che presenta il lavoro, ma lo presenta al festival, e il festival in qualche modo ce lo ha domandato, non in termini di commissione, ma in termini di fiducia, di richiesta artistica. Ci piace, facciamo il secondo capitolo, andiamo avanti. E quindi è nato dopo Disadirare, era lo spettacolo presentato al festival dello scorso anno. E perché ci siamo incontrati, Manovalanza, con CCO, Crisi come... Infatti era proprio la seconda battuta che ti volevo chiedere, scusate, giusto di... Questa parola insieme la dici un sacco di volte. E quindi, se ti va, raccontaci un po' di CCO, di come siete entrati in contatto, chi sono loro. Abbiamo ancora un minutino, dai. Loro si occupano di un progetto che si chiama Presidio Culturale Permanente, fanno dei progetti di formazione artistica, di rap e di teatro negli istituti penali minorili. E siccome io ho la fortuna di abitare da ormai 15 anni l'esperienza della Compagnia della Fortezza di Volterra, che anche quella ci ha fatto conoscere. Allora, quando a un certo punto loro che lavoravano da tempo nelle carceri hanno avuto voglia di andare un po' oltre rispetto ai linguaggi artistici, si sono chiesti se ci fosse una realtà teatrale in grado di accogliere e portare un po' più in alto questo progetto. E allora ci siamo messi insieme, ci siamo incontrati, ed è 2 anni che lavoriamo a braccetto, sia sulla parte organizzativa che sulla parte progettuale, artistica, perché Lucariello, che è un rapper napoletano che cura le musiche, firma l'impianto le musiche di questo spettacolo, quindi la collaborazione è da... Poi c'è Davide Scognamiglio, ancora l'abbiamo citato, il disegno luce di Davide, insomma i crediti sono tantissimi. Finisci, Adriana, scusa, ti ho interrotto. Stavi dicendo di Lucariello, di Crisi come opportunità. E quindi ci sono loro, e siccome insieme si riesce a raggiungere degli obiettivi più grandi, più ambiziosi, che sono artistici ma sono anche pratici, a un certo punto questa famiglia si allarga, e c'è il Teatro di San Carlo che ci dà una mano, ci ospita, okay, per le anche prove. Teatro di San Carlo. Giusy Giustino, che firma i costumi, che è una straordinaria costumista del Teatro di San Carlo, associazione del territorio, perché poi noi siamo in provincia di Benevento, a Airola, dove c'è l'IPM con cui collaboriamo, c'è un'associazione favolosa che si chiama Textures, che ci ha ospitati tutto l'anno, insomma si lavora insieme davvero, davvero, in tutta la lunga gestazione, perché questo spettacolo, a differenza di quello che succede nel 2024, è nato dopo un anno di gestazione, quindi ha il privilegio di una fase di ricerca e poi le prove, la scrittura di scena, insomma veramente un progetto impegnativo, ma estremamente gratificante, perché sposta un po' più in là
una consuetudine di laboratori, per esempio, di teatro in carcere. Quest'anno si è lavorato tutto l'anno fuori, non abbiamo fatto un giorno di prova dentro, ma la compagnia di attori e attrici, anche detenuti, ha lavorato fuori. E questo per me è straordinario, perché gli PM non lo prevedono, come magari invece succede alla Fortezza o in altre strutture. O in altre realtà. Quindi il risultato è anche la grande collaborazione che si riesce ad avere a volte, raramente, ma a volte accade ed è straordinario, con le istituzioni che sono attente. Tutto questo, insomma, si è visto in una bellissima serata, tra l'altro pubblico giovane, teatro pieno, grande risposta. Tutto quello, ecco, sono venuto appunto apposta per testimoniare anche questo debutto e questa nuova nascita. Cara, io la chiuderei qui, andiamo a cena, se no ci finiscono tutto da mangiare. Grazie Adriana, grazie. A presto, ciao. Ciao.